Dopo l'ennesimo vertice a Palazzo Chigi e le ultime modifiche concordate sulla manovra, il governo è ottimista e spera di poter evitare la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Il sottosegretario leghista all'economia Massimo Garavaglia spiega che sono stati risolti i nodi politici su ecotassa per le auto, bonus cultura, sgravi INAI, innalzamento per i sindaci della soglia per gli appalti diretti, fondi per le buche di Roma e per la metro e pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Votare alle prossime europee del 26 maggio è importante. Parola del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e quello del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Alessio Rossi, che aderiscono alla campagna stavolta voto.eu. C'è bisogno di un'Europa diversa che aiuti le imprese a creare lavoro, sottolinea Tajani. Secondo Rossi, non possiamo rischiare che il populismo rovini una struttura essenziale come l'Europa. Lavoratori elettrici in piazza Montecitorio contro i provvedimenti che mettono in difficoltà il settore. In occasione dello sciopero unitario, Massimiliano Placido della Uiltech spiega che tre provvedimenti mettono in discussione l'esistenza dei comparti gas, elettrico e acqua. Si tratta del codice degli appalti, della proposta di legge Daga sull'acqua e dei tagli alla geotermia. I sindacati chiedono che questi settori continuino a dare occupazione e ricevano investimenti. Papa Francesco spegne oggi 82 candeline. Con la sua personalità, scrive la CEI, il Papa ci invita ad aprire gli occhi sui poveri. Auguri arrivati anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sottolinea la via del dialogo e della comprensione intrapresa nel Magistero di Bergoglio. Il Santo Padre ha ricevuto anche una torta donata dal dispensario di Santa Marta. Mi auguro che non ci sia un'indigestione con una torta così grande, ha scherzato.